Bello a tutti, porci, bentornati sul canale, sono Big Ed e oggi sono qua di nuovo su Brutal Legend. Questa volta non lo faccio cantando perché sono simpi. Simpi Girl and Kids. Ah, e lì sopra c'è un... serpente che però non recupereremo in questo episodio. Cosa voglio fare in questo episodio? Una cosa che in realtà da che abbiamo iniziato questa avventura non ho mai fatto con voi. Ovvero, voglio andare in giro per questa zona con voi a recuperare gli ultimi assoli che ci mancano. Sì, perché ci servono. Perché ci servono in vista di quello che sarà la prossima battle che dovremo fare. Anche perché, in verità vi dico, come diceva quello, in verità io vi dico, aver superato l'ultima battaglia, l'ultima missione che abbiamo giocato nello scorso episodio, senza questi assoli, ammetto col senno di poi, è stato un penalizzarmi da solo, sinceramente parlando, perché con queste tablature, soprattutto quella che blocca lo spawn dei nemici, avremmo avuto molto più spazio di manovra. Invece, non avendo recuperato questi assoli prima, ha comportato il fatto che ovviamente siamo arrivati a questa battaglia con meno, tra molte virgolette, risorse rispetto a quelle che avremmo dovuto avere, e di conseguenza ci è risultata molto più difficile, come non avete visto in realtà nello scorso episodio, ma come comunque vi ho fatto intuire nel momento in cui ho elogiato la mia vittoria metal brutale della scorsa volta. In quanto appunto era la missione più difficile di tutto il gioco. Ora, la prima tappa ad esempio si trova sopra questa montagna. Per accedervi c'è solo quell'accesso. Ora, io sono salito due volte soltanto su quell'accesso, perciò vi dico già, non ho la minima cazzo di idea di come ci si arrivi. Allora, fammi controllare se magari in realtà c'è... Oh cazzo ragazzi, scusate, occhio, aia! Allora, c'è solo quel ponte in realtà per arrivare su quella sporgenza. Il problema è come ci si arriva. Cioè, teoricamente ci dovrebbe essere una strada... Scusa. Vi do la mano io, tranquilli. Scusate, devo parcheggiare, scusate. Wow. Risolta. Bravi tutti. Allora, mi viene da pensare che ci sia un passaggio qui in mezzo. E non è vero niente. No, c'è un passaggio dietro qua. Quindi io devo fare tutto il giro. Allora, fatemi allora ricontrollare la mappa, perché dobbiamo fare tutto il giro per arrivare lì sopra. Girati. Allora, una tab si trova qua al centro della zona, quindi ci basta in verità passare per di qua. Ragazzi, fatevi il segno della croce, perché in realtà mi duole dirvi che questo cantante qua non è più tra noi, è già asceso nel paradiso del heavy metal, purtroppo, a causa di medicinali, di un brutto cocktail di medicinali. Non si è suicidato,
e in vero non penso volesse nemmeno andare in overdose, ma semplicemente ha totalmente fatto una stronzata e tipo si è ammazzato così. Allora, in realtà è qua in mezzo a sinistra, secondo la mappa. Vai, arrampicati! I collectibles di questa zona sono i più difficili da trovare perché sono stramaledettamente imboscati. Allora, è qua, secondo la mappa. Sì, qua in basso. Quindi devo andare di là. Ora sono troppo in basso. Eccolo lì. Aia! Maledetta cavallina storna! Ma vieni qua. Yeah! Ok, questo è. Allora, la mossa più forte. Ci sono due soli iperforti dei testaferria. Uno è lo Zeppelin e l'altro è il bloccapalco. Eccolo qua. Impedisce ai nemici di reclutare squadre per un breve periodo. Questo qua praticamente crea una barriera davanti al palco nemico e gli impedisce di evocare unità. Quindi è molto comodo. Anche perché, non so se ve l'ho mai spiegato, ma le specifiche delle tre squadre giocabili all'interno di Brutal Legend sono le seguenti. I testaferrea hanno grande potere d'attacco ma scarsa vita. I Doom hanno tanta vita ma scarso attacco. Le spirali infette hanno media vita, medio attacco, ma giocano sul numero. Quindi perché hanno la possibilità di evocare molte unità in brevissimo tempo. Giusto per darvi un'idea di come si differenziano le tre squadre giocabili all'interno di Brutal Legend. Comunque, la prossima è più da basso. Per l'esattezza, qui in basso. Qui dobbiamo addentrarci nel territorio dei Doom. Bel riff. Bel posto. Ok, Clementine, this one's for you. Oh yeah. Oh yeah, baby. Oh yeah. Incudere il fardello blocca un avatar nemico sul posto, rallentando i movimenti e impedendogli di volare. Bella. E questo è buono per poter uccidere il capo dei nemici avversari e impedirgli così di amministrare la squadra. E la madonna, il riff. Questo è un riff. Mi sono incastrato su un roseto. Ah, c'è una... buono. Mi serve. Metal!
Andiamo a far riparare il bolide e poi ci rimettiamo in cammino, perché ce ne mancano due. E poi se ci avanza tempo io farei delle missioni secondarie. L'ultimo assolo in fondo al ponte. Hey, what have you been up to? Beh, tutto bene, dai. Metal noise, blood and fire, tell me what you most desire. Catchy. Yes, take care of your car. Non ce le metto le fauci contorte perché non mi piacciono e poi sono infinite e quindi una volta che ci metti sto cattorcio in davanti non puoi più toglierlo, quindi no, non gliela metto. These are a lot bigger than that, though. Oh no, who put this in there? Oh, the young ones and their makeup. Are you obsessed with that girl? Oh, tough guy. I guess he's all right. Questo scoprirete dopo, oh, chi è. Oh, that guy. Smells better than the original. How about some fighting secrets? These strings come with a free paint job. That'll really get their attention. Mmm, not sure that that thing's... Stop. We can buff out the scratches while we're at it. Rawr! The way I'm a brightening. Brightening. Majestic. Oh, I hate puns. That's grim. Shiny. The way I'm a golden intended. Esattamente, ed è per questo che le rimetto. Care to make your mark on the world? Okay, see you later, Gunner and Metal. I want you to go fucking crazy out there! Do you hear? Yep! Oh, qua c'è una leggenda. Allora, per la solo penso di dover andare per di qua. E dover girare qua in fondo tirando dritto per così. Oh merda. Ah, quello è uno dei posti più belli del gioco, a me piace un casino con la scogliera. Wow! Figata di posto! Ma è bellissimo questo posto! Non me lo ricordavo minimamente questo anfratto del gioco! È stupendo! È veramente figo sto posto! Ma che cazzo, stai scherzando? È God! Oh yeah! Ok, manca solo quello della scogliera del ghiaccio secco, bene! Lo Zeppelin evoca un enorme dirigibile in fiamme che si schianta a terra nella tua posizione attuale. Questo è perfetto per piallare via gente come se non ci fosse un... come se non ci fosse un domani. È la versione potenziata, diciamo così, dello sciogli faccia sotto questo punto di vista. Oh merda, che botta. Permesso. Allora, devo... Oh. Ci facciamo un volo? E oppla! Oh, porca Eva! Pessimo volo! Ma dove sto finendo? Wow! Wow! Dove sono finito? Ah, qui sotto sono finito. Quindi adesso devo prendere questa strada, andare fino a questo punto... Poi tirare dritto e poi dovrebbe esserci uno scorcio a sinistra. Boh, vediamo.
No, vi giuro, quello lì è uno dei posti più segreti del gioco. È difficilissimo salire là sopra. Vedo una rampa e io la prendo. Che poi qua non posso. Allora, devo, ok, tenere questa strada, prendere questa strada. Oh. Girare a destra. Immagino dover tenerla a destra. No! Oh, ok, aspetta un secondo. Ah no, ok, sono... Oh, c'è metallo sepolto qui. Ok, per di qua. Ah, eccolo qua. E comunque salire qua sopra ne vale la pena, perché guardate che posto incantevole. È bellissimo tutto questo. Dio grazie per avermi fatto metallare. Cos'è quello? Ah no, una lanterna, ops. Ah, ma ci sono i ragazzi, ciao. Yes I am. Am I evil? I am man. Yes I am. E ci siamo. Ok Clementine, this one's for you. E questo è l'ultimo assolo che ci mancava, porci. Io direi che nel prossimo episodio ci facciamo un po' di missioni secondarie, così ci portiamo un po' avanti. E poi andiamo verso la fine del gioco. Invoca un'alba epica mentre attiva, tutte le tue unità sono immuni ai malus nemici. Inoltre le truppe avversarie non possono usufruire dei loro potenziamenti. Come vedete, gioca tutto su potenza di attacco e capacità di indebolimento degli avversari per potenziare le proprie unità. I testaferri sono fatti così. Detto questo, porci, like, commenti, share, potete fare anche la pagina Facebook, sempre in descrizione di video, se non siete iscritti, vostro YouTube per iscrivervi, noi ci vediamo nel prossimo video. A presto, porci, ciao!